Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Buonasera coach, benvenuto nella conferenza stampa post partita. Dopo questa prima partita, gara 1 tra Monterrey e Venezia, il Fabio Boschio di Fiano Scudetto, darei la parola con il suo primo commento sulla gara. Molto bello oggi giocare in un ambiente così. Veramente una delle cose che avevamo chiesto alle ragazze era che chi veniva delle partite, chi tifava per questa squadra, deve essere orgoglioso dell'impegno, della dedizione, veramente della voglia di lottare. E devo dire, chiaro, è importante aver vinto, però è stato veramente quel tipo di energia, di non accettare una sconfitta, di buttarsi sulle palle vaganti, di lottare, che chiaramente poi alla fine ci ha premiato. Quindi 5 in doppia cifra. Mi dicevano, non sapevo, 23 rimbalzi per Shepard, che è il record della storia della pallacanestro femminile in una finale scudetto, che è un numero, non so se è giusto, ma evidentemente lo è. Ma a parte i numeri, la cosa molto, molto importante è stata la capacità di impattare quando eravamo meno 10. Quindi da meno 10 siamo ritornati in partita, abbiamo fatto scelte buone, chiaro, all'inizio eravamo, è ovvio, giochi la prima in casa. Penso che si è visto un po' cosa sta succedendo nella pallacanestro maschile, no? Che la prima in casa, se Milano può perdere, Venezia, cioè, insomma, succede, no? E quindi essere riusciti con una squadra così forte, così profonda, una squadra di Eurolega, a impattare e di vincere la prima partita è un passo importante. Chiaro, non vuol dire nulla, non vuol dire niente, è solo un 1-0. È chiaro che a noi mancano due vittorie, a loro tre, è solamente questa la differenza. Coach, non era facile ribaltare la situazione dopo il primo tempo, no? Qual è stata la chiave per cambiare l'inerzia di questa partita? Lei ha detto giustamente vittoria di squadra con 5 giocatrici in doppia cifra. Però la chiave lei, qual è stata poi la vera chiave? Ma ti ripeto, secondo me è stata il recupero dal meno 10, dove abbiamo sbagliato un tiro da sotto, mi sembra, di Lorela, che voglio pubblicamente ringraziare, perché oggi per la prima volta ha toccato il pallone. Ieri ha tolto questa specie di medicazione che aveva, e praticamente oggi è la prima volta che ha toccato un pallone, quindi credo che sia stata veramente, non so quanti giocatori, anche maschi, avrebbero mai messo a rischio una mano per una partita del genere. E quindi un tiro sbagliato da lei e poi l'ultima azione del tiro sbagliato, credo, da Fassina dall'angolo, che poteva pareggiare in pratica. Poi abbiamo finito il primo tempo sotto di 3, 32-29 mi sembra, e quindi lì abbiamo capito, tutti eravamo convinti che potevamo fare una cosa. Poi certo abbiamo un po' cambiato il quintetto iniziale del secondo quarto, del terzo quarto, cioè del secondo tempo, scusate. Questa cosa ci ha dato un po' di inerzia, ottima la difesa delle piccole. Villa, Francesca e Elisa hanno fatto un grandissimo difesa di uno contro uno. E se devo sottolineare una cosa, credo che tutte le situazioni in cui siamo stati attaccati, da situazioni di pick and roll, blocchi sulla palla, da situazioni di anche di tagli lato debole, eccetera, le due lunghe con Cuba hanno fatto un lavoro veramente meraviglioso. Infatti dicevo agli assistenti che il secondo tempo è uno dei più bei secondi tempi che io da allenatore ho allenato, indipendentemente dall'Eurolega maschile o non cambia niente, grandissimi 20 minuti. Senta, ha parlato di Kubai, ma quanto anche è importante aver trovato Santucciano per pochi minuti, è una leader lei? Allora, sì, lei ha questa cosa, lei ha l'estimate del capitano, mm-hmm. Questa è una cosa che io riconosco sempre a lei, è ovvio che per lei è ancora più difficile, perché è la prima volta che tocca il campo dopo 9 mesi, ed sono solo felice ovviamente per la vittoria, ma per le ragazze, che la cosa più importante per me è che stiano bene, che siano sane, e vederle, insomma, ritornare in campo dopo una da un infortunio chiaramente
enorme come Lella, sono 9 mesi che non toccava un pallone, e per Cuba è forse la vittoria più bella. Per dovere di cronaca, diciamo che l'allenatore ospite, diciamo che si congratula con la vittoria della Reyer e che l'ha meritata, però si è lamentato anche un po' con l'arbitraggio. Secondo lei come l'ha vista da questo punto di vista? Io credo che oggi ci fosse un commissario che è il capo degli arbitri, quindi penso che saranno loro a preoccuparsi. Spero solo che questo non sia una cosa tipo tattica tipica. Io ho allenato 6 anni in Grecia, quindi che non siano quelle cose tipiche per guadagnare future consideration, cioè futuro rispetto per le prossime partite, perché penso che gli arbitri devono essere lasciati a fare il loro lavoro e né io né nessuno dobbiamo parlare degli arbitri. Questo è quello che veramente penso. C'è un commissario oggi in Cola Logo che è appunto il capo degli arbitri, penso che meglio di lui solo lui può dare i giudizi. Lei si è emozionato molto, diciamo, anche per una palla recuperata, ha abbracciato la giocatrice. Come l'ha vissuta la panchina in questa partita? Vediamo da questo post partita che l'ha vissuta veramente molto intensamente, come di solito, però forse oggi ancora un po' di più. No, sono stato felice con Francesca su quella cosa, perché Francesca... Poi non sapete una cosa, viene da un percorso molto difficile, si è operata 2 volte un ginocchio. Io lo dico sempre a lei, non so come abbia resistito a stare qui dentro, a lavorare, a correre qui per, credo, 1 anno e mezzo, giusto? Cioè, un periodo... Io, sinceramente, non credo che ce l'avrei fatta. 1 anno e mezzo. Sempre qui dentro, pesi, corre, poi ti devi rioperare. Quindi... La cosa più bella, ripeto, vedere una giocatrice così, che ci ha messo quello che ci ha messo, insomma, per la pallacanestro, per il basket, oggi è la sua 200ª di stagione, partita in Reyer, ecco, e ci ha lasciato un ginocchio per questa squadra, che chiaramente sa che lei ha fatto, non a caso è stata rinnovato il contratto e così via, perché il lavoro che sta facendo è considerato molto dalla proprietà e da tutto, insomma, chiaramente il nostro management. Welcome Jessica to the post-game press conference of game 1 of the finals. So, first of all, you share with us your opening statement on this game, please. I think we did a great job as a team just staying together. You know, SKU is a great team. They're going to go on runs, so it was important that we stuck together. And I think in the second quarter, you saw that we started picking up our defense, which led to easier offense for us. And obviously, if you can slow them down and speed us up, it helps us. E, diciamo che abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, di team, di unione, perché loro sono una grande squadra, una squadra che piazza parziali importanti, però noi dal secondo quarto abbiamo impostato la nostra difesa e poi dalla difesa si è trasformato l'attacco, perché siamo state più fluide e soprattutto più veloci. Prego, domande. Senti, complimenti intanto, MVP, senti, come si fa a prendere 23 rimbalzi in una partita? Non è semplice, non è da tutti, anche il coach Mazzotti ha fatto i complimenti pubblicamente. Congrats on the MVP game, congrats on the record of the 23 rebounds, it's almost the all-time record for female basketball in Italy. Jokes apart, how do you make it? The rebounds? Yeah, everything. No, I mean, for me, going into a game, I think rebounding for me is effort. And so, you know, I want to help my team in any way. When you're playing for a championship, it comes down to every single possession. So if you can give your team 2 extra possessions a game, I mean, it helps a lot. So for me, it's a focus going into the game, and it gets me involved in the game no matter how the offense is flowing. If I can get rebounds for my team, I know it's important and it helps us, and I mean, it's my job, so I want to make sure that I do it every night. Sì, il rimbalzo è frutto di effort. Io voglio aiutare questa squadra sempre. E ognuno di noi ha un modo per aiutare la squadra, e soprattutto nei playoff e nelle finali conta veramente ogni singolo possesso, per cui se io riesco a prendere un rimbalzo e possiamo avere due opportunità di segnare anziché una, questo vuol dire aiutare la squadra,
devo dire che mi aiuta anche entrare in partita, nel senso comunque rientrare in ritmo dopo magari situazioni in cui non lo sono, però io gioco solo per aiutare la squadra. Quanto è stato importante vincere questa gara 1 e quale dovrà essere l'approccio per la gara 2? Oh, it's a significant this win in game 1, and what do you think about the approach you must have in the further more games? Yeah, I mean, I think it's important that we remember this is just one game. You know, obviously winning at home the first game for us is important. You don't want to have to go there and have to win, so I think for us it was important that we came out aggressive today and we stuck together, and I think, you know, the fans were great today. They definitely helped us, and it was just a great basketball environment. Sì, sì, è importante, ma soltanto una partita sola, per cui sicuramente ci tenevamo in casa, era importante vincere, soprattutto perché non volevamo metterci nella situazione di dover andare a vincere per forza una partita a schio. E la chiave è il fatto che siamo state aggressive e siamo state insieme. Voglio spendere una parola anche per i tifosi che stasera sono stati grandi, ci hanno aiutato un sacco, è stato veramente un grande ambiente per giocare a pallacanestro. Ciao, senti, le sensazioni poi, seppur con poco minutaggio, di rivedere in campo Lorella e Mariella? Feelings on share the floor with Lorella and Mariella? No, I mean, for us it was great. Yesterday was the first time that we've had our whole team at practice, and Lella has worked extremely hard to get back for this moment, and so, you know, I'm just really proud of her, and it was great to see her back out there on the court. And then obviously Lo, with the hand injury, she stayed in shape, she kept working every single day so that when the hand was healed she was going to be able to play, and, you know, she looks like herself, I think, out there. You know, I'm just getting more comfortable, and I think both of them are really important for us. Per noi è stata una cosa grande. Ieri per la prima volta abbiamo fatto un allenamento tutti insieme, per la prima volta nella stagione, e Lella è una ragazza che ha lavorato tantissimo e duramente, e siamo orgogliosi di quello che ha fatto per poterci dare una mano adesso anche in campo. E Lorella è stato altrettanto incredibile, perché da quando si è infortunata alla mano non ha mai smesso di lavorare e per rimanere in forma ogni singolo giorno, e stasera lei era Lorella Kubai come se non si fosse infortunata, e ci ha aiutato una grossa mano in campo, ci ha dato una grossa mano in campo.